Oggi introdurrò una sintesi del pensiero di Marco Vandini. Sono tutti testi che ho preso direttamente da internet, mentre poi entreremo più in profondità nell'analisi del suo pensiero, partendo analizzando invece i suoi libri. Adesso partiamo semplicemente dai testi che ci sono su internet, di cui ho fatto un collage. Allora, nella presentazione del suo pensiero, Marco Vanini parte così. Richiama la esortazione del Dio di Delfi, che è conosci te stesso. E conosci te stesso è, secondo la mistica, conosci Dio. Meister Eckhart dice: chi vuole penetrare nel fondo di Dio deve prima penetrare nel fondo del proprio essere. Cioè nessuno può conoscere Dio se prima non conosce se stesso. E così altri mistici, come San Giovanni della Croce o Aire de Sos. Allora, ecco il centro del pensiero di Marco Vanini. La mistica è la filosofia. Cioè è la vera prosecuzione della filosofia classica. Ora, chi ha studiato filosofia normalmente al liceo, o forse anche all'università, non è detto che abbia chiara questa visione. Conseguentemente, Marco Vanini giustamente insiste su questa tematica e dedica ad essa un intero testo, Mistica e filosofia. Ecco una sintesi. Contro la comune superficiale concezione della mistica comune, cioè quella che pensa la gente normale, cioè un fatto irrazionale, sentimentale, intuitivo, visionario, comunque privato, in realtà esiste una mistica speculativa nella quale la radicalità del pensiero dell'esperienza religiosa fa tutt'uno con un'eccezionale profondità di pensiero, tipico della filosofia. Quindi c'è un'idea corrente di mistica come di persone, diciamo, non troppo allineate al pensiero comune, forse con qualche vena di follia, un po' disadattate, artistoidi, così. Mistici sono, li metti insieme al contenitore artisti, persone un po' squilibrate. Bene. Mentre Marco Vanini sottolinea che il mistico, se è veramente un mistico, è colui che sa davvero pensare. Quindi è il massimo livello del pensiero. Noi siamo abituati a pensare, a credere che il massimo livello del pensiero sia quello scientifico. Ebbene, non è così. Il massimo livello del pensiero, e pensiero ce lo richiama Raymond Panica, significa soppesare, per mettere le cose al posto giusto. Allora, se questo è pensiero, bene, la mistica è vero pensiero. Infatti, ecco come continua. Vi è davvero pensiero e non solo banale ideologia? Solo quando l'intelligenza è mossa da quell'amore per l'assoluto che è l'anima stessa della religione. Attenzione, l'anima della religione, non l'ego della religione, cioè l'essenza della religione. È solo una ricerca di Dio fatta con l'onestà della ragione può proporsi davvero come religione. Quindi, in altri termini, se la mistica è filosofia e la filosofia diventa mistica, allora quello che ne emerge è un tipo di religione vera e quindi faccio una distinzione che normalmente fa Vannini, che è questa, nella religione, parlando nei termini nostri, possiamo distinguere un'anima e un ego. Cosa vuol dire religione? È un termine non molto dissimile da yoga, vuol dire legame. Religione uguale legame. Il problema è legame con che cosa? Allora, se la religione è animica, e quindi l'essenza della religione, il legame sarà con l'origine. Cioè qui con l'essenza, in altri termini, con chi veramente siamo. Se invece la religione è egoica, allora il legame è con i dogmi, con le credenze, che tutto sommato possono essere visti come superstizioni. Cioè,
anziché venire dal divino, sono proiezioni umane, sono costruzioni di Dio a immagine e somiglianza dell'uomo e vengono esattamente dall'ego. Quindi Vanini, il discorso di Vanini è molto chiaro. C'è una religione, un'essenza della religione, che è la mistica, che è il contatto col divino, che avviene attraverso l'omoiesis toteo, cioè la farsi simile a Dio, e quella, l'essenza della religione, è anche pensiero, nel senso più alto. Poi c'è la normale proiezione umana, cioè la costruzione di storie, storielle, fatte dalle diverse teologie, cioè dai diversi discorsi su Dio, e quelli sono semplicemente prodotti umani. Allora, le proiezioni umane, le teologie, cioè i discorsi fatti dagli uomini su Dio, non creano, non parlano di Dio, ma parlano di idoli. E qui il discorso di Vanini è molto chiaro. Quindi, la controversia tra credenti e non credenti, tutto sommato non riguarda l'essenza della religione. L'essenza della religione ai tempi nostri rimane quasi completamente sullo sfondo, fuori portata. Quindi l'essenza della religione, vi ho detto prima, è la mistica, di questa non se ne parla. E allora di cosa si parla? Si parla di idoli. Allora ci sono coloro che credono agli idoli e ci sono coloro che non ci credono. Allora, tra le due posizioni, la più corretta sembra essere proprio di coloro che non credono agli idoli. Quindi la ricerca e la scienza procede per demistificazione di ciò che appare misterioso ma in realtà è falso. La scienza procede per smontando gli idoli. Ad esempio, dire che gli uomini sono nati 6.000 anni fa è una superstizione. È stato creato 6.000 anni fa, come dice la Bibbia, è una superstizione. Che il sole si muove nel cielo è una superstizione. Allora, ci sono idoli della conoscenza. A questi idoli alcune persone danno fede, altre persone non danno fede e sono i non credenti. Ma stiamo parlando di idoli, dobbiamo avere molto chiaro di cosa stiamo parlando. Quindi non stiamo parlando dell'essenza della religione. Bene, ritornando alla sintesi che ho fatto prima, andando a cercare, eccola qua. Quindi, allora, quindi attraverso la mistica si genera un tipo di vita con cui si giunge alla conoscenza di se stessi. Quindi ho detto prima, conoscenza di Dio e conoscenza di sé è la stessa cosa, secondo la mistica. E qui andiamo a vedere cosa dice Vanini in questo testo, Storia della mistica occidentale, dall'Iliade a Simone Weil. Dunque, guardate, sono parole piuttosto forti. La sorgente della mistica occidentale non è la Bibbia. Richiamo che la Bibbia, come già molto chiaramente espresso il professor Piano, la Bibbia è di origine semitica, ma noi non siamo semiti, siamo indo-europei, siamo tutt'altro tipo. Bene, la sorgente della mistica occidentale non è la Bibbia che appartiene al mondo semitico, ma l'Iliade. E Simone Weil sottolinea l'importanza dell'Iliade come il libro dove viene manifestata la forza, ma anche la gentilezza. Ed è perciò da questo capolavoro dello spirito greco che corre iniziare la storia della mistica occidentale. Poi dice, dal cristianesimo ci sono state, sono emerse sicuramente figure mistiche di altissimo rilievo. Ma attenzione, questo è accaduto soprattutto perché, insieme al messaggio evangelico, questi mistici hanno ascoltato la grande lezione di grandi filosofi, Eraclito e Platone. Perciò, la mistica è la vera continuatrice della filosofia classica. Ora mi chiedo quanti studenti dei licei sanno questo e comunque non hanno delle conoscenze più comuni. Allora, specifica ancora Vanini, l'esperienza mistica non è infatti devozione, non si identifica affatto nella vita religiosa, ma è la via del distacco da
ciò che è sensibile, ciò che è materiale, ciò che è fenomenico, che conduce all'unità profonda con l'infinito, all'unità dell'uomo con Dio, all'unità persino tra il mondo e Dio, cioè è la via che conduce dalla dualità soggetto-oggetto all'unità. Il mistico si fa uno con Dio, si assimila a Dio. La mistica, su questo aspetto, non va vista come compimento della religione, al contrario, vista davvero da vicino è la distruzione della religione come idolatria. Infatti, guardate, la storia della mistica è la storia della lotta per la libertà di coscienza, cui le religioni si sono sempre battute contro. Infatti, lo testimonia i roghi su cui bruciarono grandi mistici del passato, come Margherita Porete e Giordano Bruno. Il metodo della filosofia è il medesimo della fede, ovvero il distacco. Questo è un altro tema fondamentale. Questa tematica viene trattata nel libro Dialettica della fede. Andiamo a vedere da vicino. Gli Upanishad dicono: soltanto quando si ha una fede si pensa, chi non ha fede non pensa. Forte questa cosa. Normalmente noi crediamo che chi ha fede non pensa più, cioè crede e basta. Al contrario. Esattamente. O in altri termini, non vi è pensiero senza fede, ma anche non vi è fede senza pensiero. Questo viene anche sottolineato nel mondo cristiano, da Meister Eckhart a Hegel, passando per San Giovanni della Croce. Allora bisogna chiarire bene cos'è la fede. Anche qui dobbiamo distinguere tra una fede animica e una fede egoica. La fede egoica è molto semplice, è la fede nelle credenze. Le credenze che cosa fanno? Dividono le persone. Io credo in questo, tu credi in quello. La fede nelle credenze è fede egoica, lo si vede dal risultato. La vera fede è la fede nell'unità di tutte le cose. Questo è un simbolo che indica l'unità di tutte le cose. Quando ho fede che io sono parte del tutto, e che il tutto è parte, io sono, quindi sono parte di una intelligenza infinita, e che dentro di me questa intelligenza infinita ne esiste una scintilla, e quindi è a questa scintilla a cui devo avvicinarmi, allora io ho una fede, ho una vera fede. E questa è la, accenno qui qualcosa che poi svilupperò quando parleremo poi del pensiero di Platone. Platone non ha molti dubbi su questo, infatti distingue tra mitologia e teologia. La mitologia sono dei racconti che l'uomo fa su se stesso, sul mondo, sulle divinità, e non voglio insistere troppo, l'abbiamo detto tante volte, questi racconti sono invenzioni. La teologia invece è il discorso su Dio. Attenzione, perché il termine teologia è creato da Platone, è un neologismo. Platone. Quindi discorso su Dio e non sui miti e sugli dei mitici. Ma qui Platone è molto chiaro. Il discorso su Dio si riassume a poco. Dio è bene e giustizia. Dio non è invidia, non è rabbia, non è vendicatività, non è passione. La teologia per Platone finisce qui. Da lì in poi inizia il percorso umano che vuole conoscere Dio. Si conosce Dio diventando simile a Dio. Homoiesis tuteo.